Ancora un'estate calda per la scuola, mancano insegnanti di ruolo e presidi e si teme un collasso e allora lanciare l'allarme la CGIL. Quella italiana è la scuola del paradosso. Da una parte ci sono i posti per i docenti, ma mancano i concorsi per l'immissione in ruolo. Dall'altra servono dirigenti, ma il concorso fatto è stato annullato dal TAR del Lazio. E così, ancora una volta, sarà un'estate di incertezze. Il ministro all'istruzione Marco Bussetti ha parlato di oltre 58.000 nuove assunzioni, di cui 870 destinate nel Modenese. E per farlo punta a un concorso entro luglio. La CGIL però è diffidente. Parla invece di sindrome d'annuncio. Sono posti virtuali perché le graduatorie sono praticamente quasi del tutto esaurite, quindi noi non abbiamo sul territorio abbastanza docenti da assumere a tempo indeterminato. Questo vuol dire che le scuole, per garantire l'inizio quasi regolare dell'anno scolastico, dovranno ricorrere necessariamente a docenti precari. Questo vuol dire scaricare praticamente tutto sulle famiglie e sugli studenti che chiaramente pagheranno in termini di continuità didattica e anche su lavoratori che continueranno ancora una volta a non avere un contratto stabile. Il governo però deve liberarsi della sindrome degli annunci e visto che si è impegnato con le organizzazioni sindacali a avviare una serie di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, deve accelerare. Problemi anche per i dirigenti scolastici, quelli che un tempo erano chiamati presidi. L'unico concorso fatto è stato sospeso dal TAR per presunte irregolarità e in attesa del Consiglio di Stato sono 45 le scuole a Modena gestite da reggenze temporanee. Il fatto che il TAR abbia bloccato il concorso per i presidi, per i dirigenti, rappresenta un ostacolo che va assolutamente superato. E chi ha vinto il concorso deve avere la possibilità di poter essere assunto già da questo settembre.